Ciao a tutti e benvenuti, sono Paolo Neoz, eccoci qua oggi con Canon EOS 6D. Questo video vi farà vedere la confezione. Abbiamo qui oggi una confezione con un kit che presenta il corpo macchina e un EF24105F4 seriale stabilizzato, un kit tipico con il quale potete acquistare la vostra 6D. Andiamo a vedere il contenuto della scatola, ne facciamo un unboxing e poi ovviamente vedrete una review più in avanti del prodotto, anche con qualche cenno di comparazione con i prodotti Canon più recenti. Ecco qua, andiamo ad aprire la confezione. Troviamo i vari comparti in cartone. Andiamo ad estrarre questo che probabilmente conterrà accessori e obiettivo ed estraiamo quello che è il nostro corpo macchina. Eccoci qua. Disposto un po' di imballi altrove. Ecco qua. Ecco il nostro corpo macchina Canon EOS 6D. Vi ricordo la più recente full frame di fascia entry, diciamo, di Canon. Ecco qua, la mettiamo temporaneamente qua. Andiamo, ve la sposto un attimo e andiamo a vedere che cosa contiene l'altro box bianco. Eccoci qua, abbiamo ovviamente un po' di cavi, classico cavo video, il cavo di alimentazione per il caricabatterie, cavo di connessione USB, la batteria, ecco qua, il famoso ed immancabile strap, la cinghietta e il caricabatterie classico che è in stile Canon EOS 5D 2, 5D 3, molto simile. Ok, bene, andiamo a vedere poi la lente. Ecco qua il nostro obiettivo con paraluce integrato come l'abitudine per Canon nelle lenti serie L ed il famoso obiettivo 24-105 f4 stabilizzato. Un'ottima lente che tanti magari di voi già utilizzano e che conoscono, ma ovviamente quello che importa più oggi a noi è il nostro corpo macchina EOS 6D. Una macchina che vi anticipo subito, ovviamente poi avremo modo di approfondire la conoscenza con video successivi e con una review che vedrete sul mio blog. Un corpo che si presenta assolutamente ergonomico, facilissimo da impugnare, con un grip molto molto buono. Prima impressione è questa, con ghiere che sono sicuramente di buona qualità. Il tutto pare costruito molto bene e fatto per durare. Vedete i vani di connessione con il solito sistema della gomma che va a chiudere e a rendere impermeabile. L'apertura dello sportellino è a sblocco con la molla che lo apre in automatico e lo sblocco della SD card, ok, in stile 60D con la molla che lo apre in automatico. Per questo unboxing ci manca ovviamente la cosa importante, che è vedere la macchina con il proprio obiettivo montato. Ve lo monto subito, eccoci qua, ed ecco il package al completo. Una fotocamera che anche con questa lente
montata, appare assolutamente solida, piacevole come bilanciamento. Sicuramente è una reflex full frame compatta e leggera rispetto alla, alle sue dirette, non dico concorrenti, ma a macchine full frame similari di casa Canon, ed è una macchina assolutamente piacevole da impugnare. Per questo unboxing ovviamente è tutto, ci rivediamo prestissimo per un'analisi più approfondita del corpo macchina, magari anche una rapida correlazione ad un altro corpo come 5D Mark II, che è quello che utilizzo io. Grazie a tutti e a presto da Paolo Nerz. Ciao!